Ciao a tutti, benvenuti alla diretta di questa sera. Un attimo che abbasso il volume del cellulare, che non so se mai la mamma ha già chiamato, quindi siamo a posto. Vediamo se mi vedete, ditemi se vedete bene. Ciao Nicola, sei sempre il primo, top. Nicola, top, bravo. Ciao a tutti, ciao Baldo, ciao a tutti quanti, ciao, buona serata. Allora, vediamo, dai, vi faccio una. Sei primo, sì. Ok, com'è andata oggi in borsa? Avete fatto qualcosina? Ok, Angelo, ciao Angelo, un abbraccione anche a te, Angelo. Ciao Marco, Stefano, Luigi. È partito l'allarme, manca un minuto alla fine. Va bene, vediamo un attimo. Facciamo un piccolo soldo, vediamo alla fine. Non è facile oggi fare qualche soldo in fase finale. Ma manca poco, aspettiamo un altro minuto. Mi raccomando, cercate di fare serie di questa diretta. Vedo che siete agguerriti stasera. Vediamo un attimo. Sto leggendo un libro, una bomba. Grazie mille, Giovanni. E c'è qualcuno che voleva che scrivessi di più sul libro. C'è stata una discussione questa settimana con un ragazzo. Vabbè, eccolo qui. Ok, qui mi hanno eseguito, un attimo vado a revocare, beh, vediamo se vengo eseguito da qualche parte, che al momento mi toccherà tenere qualche azione per domani. Ok, allora, qualcuno di voi, faccio una domanda, qualcuno di voi ha visto The Queen's Gambit? Mi hanno detto che è stata bellissima la serie, vediamo se qualcuno l'ha vista. Che sarebbe la regina degli scacchi, però The Queen's Gambit sarebbe la mossa della regina. Mi sa che voi avete visto The Traitor's Gambit, quindi la mossa del Traitor. Vediamo un attimo. Qualcuno di voi l'ha visto The Queen's Gambit? Vediamo. Ciao Paolo, io ho appena ordinato il libro, non vedo l'ora di dire, grazie mille. Oggi è giornata strana, imperdita, nessun protocollo con il professor Serafini mi dava ragione. Su 13 operazioni, 13 in perdita. Mirko, cavoli, tienile che le guardiamo quelle operazioni lì, mi sembra strano, Oggi, beh, faccio vedere un attimo, faccio vedere, share screen, vediamo un attimo dopo, stop, share screen, vediamo share screen, condividi il tuo schermo, vediamo schermo 1, condividi, vediamo se mi arriva la schermata dopo, vediamo, abbasso un attimo, perché è un titolo in portafoglio, sono dopo, di voi me lo ruba, mi importa vedere un attimo, eccolo qua. Ok, colazionario, vi ho già detto, è leggermente più semplice colazionario. Faccio vedere un attimo, eccolo qua. Okay, quindi magari per qualcuno che magari dice Paolo non fa trading. Sì, eccolo qua. Si vede? Vediamo se si vede. Sembra sì, si vede dai. Qualcosina si vede, vediamo se vedete il... Confermo, il libro è top, grazie mille Nicola. Allora interrompiamo la condivisione, dopo andiamo, facciamo la condivisione di nuovo, dopo andiamo a fare le analisi sui titoli. Oggi è stata una giornata che si è lavorato bene, beh, qualche titolo si è mosso veramente bene nella seduta di oggi, stranamente però si è mosso veramente bene. È stato strano perché qualche titolo veramente ha fatto veramente dei movimenti interessanti sull'azionario. Invece il future rimaneva lì, non faceva dei bei movimenti, non era bello fare il future oggi. Poi oggi retractable di 8% sta facendo. Retractable. Ah, ok. Dopo andiamo a vedere casomai qualche titolo. Andiamo a vedere qualche titolo. Ciao Andrea, tanti auguri a voi. Allora, qualcuno l'ha vista The Queen's Gambit? Nessuno l'ha vista allora, mi sembra che nessuno l'abbia vista. Mi hanno detto che è bello perché con pensate, è aumentata la vendita delle scacchiere, è incrementata fortemente la vendita delle scacchiere in Italia attraverso questa serie televisiva, insomma, che hanno detto che era molto bella. L'ha vista, mi ha parlato bene Giulia, io non l'ho vista, però mi hanno detto che è molto bella, e vediamo un attimo se andare a vedere. Ma mi sembra che fosse su Netflix, quindi non lo so, riuscito, Netflix lei è abbonata, io no. Visto, visto. Ah, l'hai vista? Era carina allora questa. Sì, è carina, ok. Sì, vabbè. Lei è più giovane di me, quindi magari sarà piaciuto di più. Ok, va bene. Allora, fatemi qualche domanda per le azioni che volete che io controlli oggi. Ciao Angelo, ciao a tutti quanti.
Facciamo un po' di analisi sull'azionario oggi, quindi facciamo come l'altra volta. Quindi se avete qualche domanda, scrivetela qui durante la diretta e cercherò di accontentarvi. Vediamo, prendiamo il controllo, siamo nelle sue mani. Sì, il libro arriva, sì. Portate un attimo di pazienza perché c'è stato qualche problemino con l'invio dei libri, purtroppo con i corrieri, però il libro arriva, sì. Non preoccupatevi. Paolo su Zoom. Zoom, volevo che facessi un'analisi su Zoom. Unicredit, ok, andiamo a vedere Unicredit Mediolanum. Adesso mi scrivo altri titoli. Aurora Cannabis. Ok, vediamo un attimo. E c'è sempre che quando mi parte l'allarme si innesca il discorso dell'audio e quindi va bene, vediamo se chiude lì. Ho altri 6-7 euro da aggiungere in portafoglio. Paolo, prenderesti in considerazione uno short su Exor? Adesso andiamo a vederlo. Andiamo a vedere. Mi raccomando, un titolo a testa. Vedo di qualche titolo che mi scrivete, non li conosco, quindi cercherò di andare a trovare su un'altra parte. Perché qui purtroppo la mia piattaforma. Ho solo l'azionario italiano, quindi cercherò di andare a vedere se lo trovo da qualche altra parte. Ok, aspettate un attimo, piano piano, fermatevi un attimo, che mi avete scritto questi tanti titoli che faccio fatica dopo andarli a far vedere tutti quanti. Ok, va bene, vediamo, mi chiudo, dovrebbero chiudermi 1.000 azioni, vediamo se riesco a far, vediamo se resta così share screen. Schermo 1, condividi. Vediamo se resta così. Quindi chiudo. Eccolo qui. Vediamo, vedete, ho 6 euro, 2.000 azioni, me ne chiudono 1.000 in asta. Quindi tengo solo 1.000, quindi ne chiudo 1.000, guadagno altri 6 euro, ne vado 8 e 15 praticamente. E quindi vediamo, mancano ancora, è random adesso, in questo momento è random. Quindi dovrebbe chiudere da un secondo all'altro. Siamo a 17:35:33. Ricordatevi che l'asta di chiusura è delle 17:35, 17:35 e 59 secondi. Eccolo lì. Quindi abbiamo chiuso, avete visto, chiuso in diretta. Quindi chiuso in diretta con voi, avete visto l'operazione. Ok, abbiamo chiuso, ne ho solo 1.000 in portafoglio. Quindi da meno un euro, ma in realtà non è meno un euro perché è chiuso leggermente più in alto. Potevo venderne solo 1.000. Perché era su un titolo, non era un titolo importante, quindi un titolo abbastanza sottile. Quindi ho fatto l'asta leggermente più in alto dove l'avevo preso, ne avevo preso 2.000 e quindi ne ho chiuse 1.000 e quindi ho abbassato un attimino il rischio per domani perché si muove un attimino in range questo titolo. Quindi ci sono titoli che si muovono, prendono delle direzioni oppure sono saliti tanto, tipo parecchi titoli. Abbiamo visto anche oggi una Beghelli veramente forte, è stata sospesa per eccesso di rialzo, sono stati veramente molti scambi. Domani cercherò di farmi abilitare anche lo short perché andando solo long fai un attimino di fatica invece con lo short riesci a manovrare meglio manovrare meglio il titolo, sì. Riusciamo a governarlo meglio il titolo. In caso di stop, chiudiamo più velocemente l'operazione lasciando l'ordine lì, o sono long, ma anziché chiudere l'ordine sul book presente, chiudo l'operazione shortandola, ma in realtà non la sto shortando, sto chiudendo la mia posizione, però lascio l'altra là. Il che sarebbe un vantaggio perché vado ad accelerare un attimo. L'operazione anziché prendere, revocare l'ordine, tirarlo giù e vendere. Quindi è un'operazione che perdo qualche secondo. Invece così, chiudendo subito l'operazione, cliccando col mouse, chiudo l'operazione, tengo aperta magari per andare short e quindi c'è più velocità, quindi il rischio è leggermente inferiore. Solitamente consiglio a livello didattico, sempre, mi raccomando, sempre a livello didattico, consiglio che se abbiamo un ordine sul book, presente sul book e vediamo che magari ci sta salendo il future, siamo corti, sta salendo, abbiamo l'ordine 3-4 tick più sotto e vediamo sta salendo, chiudiamo l'operazione e dopo revochiamo l'ordine. Rischiamo invece di revocare l'ordine e andarlo a chiudere, ma è già salito di un tick 2, quindi diventa un attimino più complicato e il processo è leggermente più lungo, quindi bisogna essere un attimino veloci, chiudere e revocare subito l'ordine, bisogna essere veloci in borsa, quindi sapere già esattamente cosa si vuole fare, perché altrimenti se non sappiamo come comportarci sul mercato rischiamo di perdere veramente i bei soldi e sono i piccoli particolari che fanno la differenza, non solo nel trading, ma anche sulle grosse aziende, quelle che vanno bene, sono i piccoli particolari che tendono
la loro sopravvivenza e anche l'incremento dei loro guadagni. Andiamo a vedere allora, partiamo subito con STM, che mi avevo chiesto STM, vediamo se riuscite, ditemi se vedete bene così lo schermo, mi sembra di sì, mi sembra che vediate bene, vediamo un attimo che lo tiro così, dovreste vedere benissimo, mi sembra, quindi andiamo a fare STM, andiamo a prendere STM, ho visto innanzitutto Pirelli che ha dimostrato un po' di forza oggi. È chiaro che i volumi è andato su con volumi abbastanza scarichi, ma è dovuto al fatto che abbiamo anche pochi volumi in questo momento qui nella borsa italiana, periodo di feste, pre-feste, e quindi abbiamo visto meno volumi del solito. I volumi sono stati sul mercato oggi, è salito molto perché il piano pacchetto degli aiuti per quanto riguarda Trump l'ha firmato, quindi abbiamo visto una borsa fortemente a rialzo anche oggi. Pensavo che andasse ancora più su, in realtà ha fatto già un bel movimento, quindi penso che questa notizia sia un attimo scorporata dal mercato e scontata dal mercato, quindi oggi non ha registrato un rialzo molto importante. Vedremo le prossime sedute se sarà così. Avevamo detto 7.000 dai 3.000, abbiamo detto per quanto riguarda il future americano che poteva arrivare da 3.700, 3.750 come massimo di fine anno. Siamo a 3.725, vediamo se va a superare i 3.750, però siamo in quell'area lì dove non mi aspettavo, avevo detto inizio dicembre, di movimenti leggermente più alti. Andiamo a vedere adesso il titolo STM, quindi andiamo a vedere ST Microelectronics, vediamo come la carica. Siamo nella fase di trading range, importante, sembra voglia liberarsi. Saranno importanti le prossime sedute, perché come abbiamo visto, questa discesa è stato molto interessante da dove è partito il movimento, come vedete qui dove è partita la pausa, quindi cerchiamo di tenere presente anche le pause del mercato, dove si prende pause per dopo riallungare, quelle lì sono delle fasi che se ci ritorna molto probabilmente il mercato potrebbe ripartire a rialzo. Qui abbiamo visto questa piccola pausa, oggi non ha dimostrato tantissima forza, però comunque non ha chiuso male STM sopra i 30 dollari, i 30 euro, e quindi vedremo se riuscirà a tornare ancora in quest'area qui da dove ha fatto questo falso pullback, falso rottura, VHS, e poi infine abbiamo visto che è discesa molto bene. Quindi prima pausa, io STM, se devo essere dire la verità, l'aspetterei qui, come ho detto la scorsa volta, dai 25 fino a quest'area qui. Quindi 25, 25,50 è l'area più interessante da dove potrei tentare di fare qualche long su STM. Attenzione perché ha corso tanto, STM ha corso tanto, quindi diventa un attimino pericoloso tenerla in portafoglio in caso in cui magari scenda velocemente, quindi adottare sempre lo stop loss. Andiamo a vedere adesso CNH, ho visto CNH un attimo, vado a inserire anche CNH, niente, ho scritto male, CNHI, eccolo qui, CNH, nuovi massimi per quanto riguarda CNH. Ha dimostrato forza, non è salita strappando, quindi la forza è dimostrata anche dal punto di vista degli allunghi a rialzo, quindi è salita piano, non ha fatto uno strappo come ha fatto STM, è venuta giù strappando forte, quindi lasciando gli vuoti importanti. Al momento sembra molto forte. Il livello di supporto più importante lo troviamo a ridosso di 8,99 euro, quindi quest'area qui è il livello di supporto più importante per quanto riguarda CNH Industrial. Primo livello, secondo livello lo troviamo qui appena sotto di 8 euro fino a 8,10 euro. L'altro livello lo troviamo dai 6,50, appena sotto i 6,50, il livello più importante. Andiamo a vedere l'altro titolo che mi ha detto. E allora, se qualche titolo, mi raccomando, titoli italiani, faremo solo una diretta per i titoli stranieri. Scusatemi, faremo una diretta, se mai vediamo lunedì prossimo per i titoli stranieri, quindi tutti solo titoli stranieri. Atteniamoci ai titoli italiani per la seduta di oggi, così chiudiamo tutto. E faremo i titoli stranieri la prossima settimana, che cercherò di aprire un'altra piattaforma o lo farò una piattaforma internet normale, Mario Investing o qualche altro sito internet, e vedremo delle azioni estere. Per quanto riguarda Telecom, avevo detto Telecom che è un titolo che non mi sono mai fidato di Telecom perché è un titolo che si era finanziato con lo stesso bond tantissimi anni fa, che si era finanziato anche a Parmalat, e quindi ho passato un attimino di paura per quanto riguarda il titolo Telecom. Abbiamo visto che da dove, vedete dove è partita la pausa, che è ritornato ancora Telecom a ridosso appena sopra 0,35, ha dimostrato forza. Al momento andiamo a vedere se ritornerà ancora a ridosso sopra appena 0, sopra 0,40, e quindi abbiamo le resistenze proprio tutte collocate a ridosso di 0,40. L'altra area interessante è da 0,32,50,
0,30, 0,32, 80, quindi quell'area lì è la seconda area interessante per quanto riguarda la Telecom. Andiamo via spediti, vediamo un attimo Tenaris, ok? Tenaris, Andrea, arrivo subito con Tenaris. Ditemi se avete qualche altra Tenaris, spero di ricordarmi tutti gli acronimi, perché ricordarsi gli acronimi non è il massimo. Io ho visto questa forte e sembrerebbe, all'inizio sembrava una distribuzione, perché mi ho visto che questo livello qui è stato bucato questo massimo, poi è rientrato, quindi mi ha dato molta debolezza per quanto riguarda Tenaris, questo ritracciamento, quindi qui sembrava più una distribuzione, starei un attimino attento su Tenaris, quindi l'aspetterei una conferma sopra i 7 euro, quindi se chiude a 7 euro. 7,02, il giorno dopo rompe il massimo della seduta precedente, quindi arriva qui, chiude qui sopra e il giorno dopo conferma la rottura, allora potrei entrare long su questo valore qui, valutandolo magari a livello, magari intraday sul 2 o 5 minuti, e adottando magari uno stop, vedendo in base allo stop leggermente più largo, se ne ho poche, o leggermente più stretto, se ne ho tante azioni. Però qui è un attimino pericoloso, è andato a recuperare un bel minimo. È arrivato proprio sul momento di pausa, però ricordiamoci che il livello più importante lo troviamo qui da 5,40 fino a 5,60, il livello più importante per Tenaris. Abbiamo ancora un buco aperto nel grafico, quindi abbiamo questo gap ancora da ricoprire. Starei un attimino attento, quindi mi posizionerei long nel caso in cui dovesse tornare sopra area 7 euro. La conferma sopra i 7 euro, quindi ok. Vediamo se c'è Paolo, ma su azionario si può entrare al tick? Non l'ho mai fatto. E puoi entrare, ad esempio ti mostro un tick, facciamo finta, vediamo un attimo se riesco a mostrarti. Eccolo qui, vi mostro un attimino un book di Tenaris, eccolo qui. Questo è un book verticale, fatto già l'asta. E se io decido, sono 83.000 pezzi in questo livello qui, decido di entrare 6,666, è chiaro che io metto un ordine condizionato su quest'area qui, dipende poi dalla piattaforma che ognuno ha. Metto un ordine, solitamente metto un ordine condizionato e metto voglio comprarlo con prezzo limite, un limite di prezzo, quindi lo compro solo a quel livello lì. Non lo compro sul un livello superiore, quando compro voglio comprarlo solo al prezzo che ho deciso io di acquistare il titolo. E invece per venderlo solitamente lo stop o sono davanti alla piattaforma, lo stoppo io, oppure mando uno stop in macchina e quindi lo stop naturalmente in quel caso è uno stop al meglio, non è uno stop col prezzo limite, perché rischio di mettere un prezzo limite a 6,65,20, facciamo finta sono 900 azioni, io ne ho 2000, clicco 2000, vanno qui e me ne fa solo 900, le altre 1100 rimangono lì appese sul book e magari il titolo viene giù. Io mi trovo una perdita del 10% perché non mi ha preso l'ordine che avevo chiuso l'operazione a meglio. Quindi ricordatevi, sempre a livello didattico, lo stop va sempre inserito al meglio. Io lo inserisco sempre meglio, oppure sono lì davanti, le piattaforme solitamente sono sempre qua davanti, dalle 7 della mattina, 7 e un quarto, fino alle 17:30, tranne quando faccio la diretta, un po' di più, qua davanti, quindi inserisco io l'ordine, quindi clicco io, se vedo una quantità che insomma è. Facciamo un esempio, in questo caso qui ne ho 2000, casomai posso chiuderne 1000 in questo livello qui, tengo le altre 1000, se le ho in portafoglio, mettiamo caso ne compro altre 1000 qui, abbasso il prezzo medio che ce l'avevo magari qui, abbasso il prezzo medio, monto qui a ridosso, ne prendo altre 1000, quindi faccio una specie di fisarmonica quando sto facendo trading, quindi ne vendo un po', ne stoppo un altro po', oppure prendo lo stop profit, se vende giù ancora ne prendo altre 1000. Quindi abbasso di nuovo il prezzo medio sul titolo, faccio un po' così anche alle volte. Non è un'operazione semplice da fare, quindi vi sconsiglio di farla anche a livello didattico. No, dateci un'occhiatina e provate a fare queste piccole cose. Non è che medio e tengo, ne ho 2000, ne prendo 3000, 4000, 5000, ne ho 2000, ne stoppo 1000, ne tengo 1000, ne prendo altre 1000. Se però mi stoppo, casomai chiudo le altre 1000 o 1500, ne tengo 500 in modo tale che le poche azioni che ho in portafoglio, mediandole, abbasso il prezzo, sì, quindi vado sempre a rivenderne 1000 e ne tengo sempre il 500 per vedere se fa il movimento. Se non me lo fa, cerco di fare un po' questo effetto fisarmonica in modo tale da diminuire la perdita, cercare di mediarla, vedere se c'è possibilità che vada su, altrimenti la chiudo. Però solitamente faccio così, vedo che mi è sempre andata bene fare così. Mediare continuamente
si rischia di fare una giornata veramente fortemente negativa se prende sempre la direzione e non si stoppa mai. Quindi quello lo sconsiglio, però fare una cosa così, se uno ha parecchia esperienza sul mercato, lo può fare, quindi può essere una situazione profittevole. Andiamo a vedere ora Aurora Cannabis Incorporation. Andremo a vederla la prossima volta. UCG, andiamo a vedere UCG. UCG, ora Unicredit. Unicredit oggi sì, è stato un attimino debole, ha chiuso poco positiva Unicredit oggi. Pensavo stamattina andasse leggermente più su. Evidentemente sono state avvantaggiate anche le compagnie aeree con questo piano di Trump. E quindi pensavo che fosse un attimino più forte. Non la vedo molto forte oggi, si è indebolita un attimo. Era partita bene, poi è andata su e a un certo punto è venuta giù di nuovo. Starei attento a questo minimo di periodo, però la zona più importante la troviamo da questa zona qui a qui, è la zona importante. Deve ancora ribilanciare un po' di area Unicredit. Quindi attenzione perché siamo stati un attimino debole con la borsa forte. Vedremo le prossime sedute se sarà così, però deve un attimino ribilanciare quest'area qui. Naturalmente i livelli più importanti sono tutti collocati in questa zona qui. C'è il discorso lì che non si sa mai se Unicredit quest'anno c'è sotto aumento di capitale. Vedremo poi ogni tanto, un anno sì, un anno no, 2 anni sì, uno no, solitamente Unicredit fa questi aumenti di capitale. Andiamo a vedere Mediolanum. BMED, adesso non mi ricordo più Mediolanum qual era. Sì, ok, BMED era, ok. Non mi sono ricordato l'acronimo, perché una volta era MED. L'acronimo di Banca Mediolanum, adesso l'hanno cambiato con BMED, è già da un po' di periodo che l'ha cambiata. E questo Mediolanum che ha chiuso leggermente più in alto rispetto alla chiusura di Unicredit, quindi leggermente più forte rispetto a Unicredit, abbiamo i livelli più importanti, sono collocati tutti tra area 6,50, 6,30. Questo livello qui, 7,11, staremo un attimino attento. Abbiamo parecchie resistenze, tutto collocato a ridosso di 7,25, quindi per trovare forza. Unicredit, io aspetterei un attimino, anche perché questa seduta qui mi ha fatto vedere veramente tantissimi volumi su Unicredit e sembrava che desse un attimo di forza. Vedremo perché i volumi c'erano per dare un attimino di forza su Unicredit. La cosa importante, come ho detto precedentemente sull'altro titolo, è che chiuda sopra questo livello qui e poi vedremo, dovrebbe trovare la forza per riaccelerare ancora il rialzo. Finché non arriva qua sopra, staremo un attimino attento, quindi aspetterei questo livello come possibile BHS oppure questa zona qui per vedere se mi fa una bella accelerazione di prezzo per andare a riprendere in quest'area qui. Andiamo a vedere adesso gli altri. Allora, LDO, allora Leonardo, ecco, Leonardo aveva beneficiato un attimino, per Leonardo aveva beneficiato un attimino la partenza oggi, poi alla fine si è rimangiato tutto e è ritornato ancora sotto i 6 euro. C'è chiusura 5,95,20 e si è rimangiato un pochino tutto Leonardo. Sta un attimino soffrendo. Quindi i livelli più interessanti su Leonardo sono questi dove ha ripullbeccato per poi ricreare nuova accelerazione. Ricordiamoci che a questo livello qui è ancora da ribilanciare, quindi è un attimo pericolosa. Avrei preferito che fosse andata su un attimino più piano. Invece questa accelerazione solitamente mi rompe un pochino le scatole, perché come vedete queste accelerazioni solitamente vengono ricoperte. Avete visto questa? Poi ho visto questa accelerazione è stata ricoperta in quest'area qui, questa mezza accelerazione è stata ricoperta di nuovo col pullback, quindi su questo pullback so che solitamente mi va a ricoprire il 50% delle accelerazioni, quindi è stato dove avevo comprato Leonardo per dopo tenerli in portafoglio. Ne ho ancora Leonardo perché le ho prese, se vi ricordate, ne ho prese in altre po' la scorsa settimana a ridosso di quei valori lì. Sono un attimino neutro su Leonardo, naturalmente deve cercare di stabilizzarsi presto sopra quest'area qui. Allora dopo dovrebbe riattaccare ancora i massimi di periodo delle ultime settimane, quindi dovrebbe riattaccare i massimi dell'ultimo periodo. STM l'abbiamo fatto, vediamo se c'è qualche altra domanda. Luigi Barbarossa, operazione di marketing, non so, forse era per il libro, ma me l'ha chiesto qualcuno comunque. Vediamo, CNHI, STM abbiamo risposto, ENI. Allora, ciao Giorgio, ciao Giuseppe. Allora, cosa ne pensi di Eni? Anche qui su Eni, cioè, non pensavo di vederla, vi ho detto parecchie volte su Eni, a questi valori qui, anche oggi è ritracciato un attimo, siamo lì, fa un attimino in fatica, vediamo che sembra in rampa di lancio per ripartire, poi alla fine viene
un attimino ricacciata giù. I livelli più importanti li troviamo tutti in area a ridosso di 7,50, i livelli più importanti, quindi poco sopra e poco sotto 7,50. La prima area, la seconda la troviamo a 6,50 euro. Quindi quest'area qui è l'area più importante per quanto riguarda Eni. Come vedete, non ho indicatori oscillatori, tengo i grafici puliti. Mi piace vedere un attimo le barre, le configurazioni grafiche per vedere se ci sono delle fasi di squilibrio, delle fasi di eccesso, per andare a vedere se il mercato va a riequilibrare quelle fasi di eccesso e delle fasi di compressione, fasi di pausa dove il mercato dopo è ripartito. E avete visto che ha pubblicato bene quest'area qui, che era la prima pausa che aveva trovato, che è andato su. Però l'area più importante la troviamo tutta a ridosso di 7,50. Eni 7,50 è veramente un bel livello. Dopodiché, mi rompe scatole che abbia fatto questa accelerazione qui. Quindi, io comunque, se dovesse tornare sui 7,50, qualcosina metterei su Unicredit. Nell'altra area, 6,50. Naturalmente. Se dovesse tornare a ridosso di 6 euro, farei un terzo acquisto su quell'area lì. Tutto questo per un'operatività di lungo periodo, non di breve, ma di lungo periodo. Okay? Andiamo a vedere Buzzi Unicem, analisi per eventuale ingresso. Adesso andiamo a vedere. Allora, Roberto, ho mandato gli auguri di su Instagram e sto finendo il tuo libro. Grazie mille, Roberto. Non so se sono riuscito a rispondere su Instagram, perché non lo vediamo tanto. Allora, Andrea Pesucci mi dice Buzzi Unicem. Allora, BZU. Andiamo a vedere Buzzi, l'acronimo è BZU, un attimo, BZU, andiamo a vederlo, eccolo qui. Allora, per un eventuale ingresso long per quanto riguarda Buzzi, abbiamo visto che la scorsa settimana, su questo momento di pausa che ha fatto questo falso, rottura rialzo, è stato interessante questo livello qui, quindi qui abbiamo visto un bellissimo BHS al ridosso di 19 euro, quindi questo è un livello interessante. Quindi questo che ha fatto il primo rialzo è sempre un livello interessante, casomai venga bucato e venga recuperato. Quindi 19 euro deve rompere questi minimi qui. I minimi di questo livello sono a 18,90 e 50. Quindi questo minimo 18 deve toccare, ma è 18,90. È chiaro che 19 euro ricomprerò di nuovo il titolo. Quindi 18,90 e 50, se viene rotto e recuperato, facciamo finta faccia 18,88. 18,91 la compro subito, quindi la compro un tick sopra questo livello qui sul grafico daily. È chiaro che l'operatività la prendo per magari su un time frame più basso, 2-5 minuti, però la porto per un'operatività daily per guadagnare magari 7-8-10%. Vediamo che una fase di costruzione grafica, che siamo in trading range, qui ha fatto un falso breakout, avete visto che ha perso che papa e dopo ha recuperato, quindi in questa zona qui l'eventuale long potrebbe scattare o qui sopra o sul recupero di questo livello qui. Quindi sopra i 19,83 e mezzo, 19,90 per eventualmente arrivare fino in area 21, 21 e 20. Il primo livello è questo livello più importante. Dopodiché abbiamo l'altro livello importante, lo troviamo sui minimi assoluti di 17,47. Quindi, nel caso in cui facesse 17,40, 17,45, è chiaro 17,48 cercherò di entrare long ancora su Buzzi. Potrei fare un'operazione long, quindi senza problemi. Prendete in considerazione un short su Exor. Ora, Exor, vediamo un attimo. Exor, mi sembra sia Exo, l'acronimo. Pensate, Exor era un titolo che lo tradavo parecchio. Exor, tempo fa era veramente molto bello. Exor, e ha fatto questa grandissima fase di accumulazione, come vediamo qui a ridosso dei massimi. Vedete come l'ha bucato e poi ha confermato la rottura, quindi è proseguito a rialzo. E sì. Su Exor potrei anche tentare magari uno short, però la vedo ancora molto forte. Casomai aspetterei un'altra, sai benissimo Nicola, io aspetterei un'altra accelerazione in questa zona qui per poi risortarla in questa, quindi un'altra accelerazione, quindi un'altra accelerazione tipo questa o quasi uguale, quindi mi facesse un'altra accelerazione qui e quindi mi farei un proprio recupero del massimo della barra precedente nel caso in cui mi facesse un'altra bella accelerazione. Scusami Nicola, non riesco a farti questa. Jungo Solar, vi prometto Nicola, seguiteci, casomai la prossima settimana farò un po' di analisi sempre sulle azioni, faremo azioni americane e azioni europee, ok? Quindi la prossima analisi sarà azioni europee e internazionali e dopodiché andremo direttamente sui soliti temi che parleremo di temi importanti quest'anno qui, vi farò anche magari parlerò di qualche libro interessante che potete leggere, oltre magari L'ombra delle mani forti.
che dovete leggere, assolutamente vi parlerò anche di qualche altro libro per formarvi un attimino, quindi parleremo di qualche libro in modo tale che abbiate un po' di conoscenze sul trading. È chiaro, qualcuno parla male di analisi tecniche e quant'altro, è meglio farci un'analisi e capire un attimino, avere un pochino in testa bene l'analisi tecnica, quindi parlerò di qualche libro interessante, per una formazione professionale per voi, insomma, ecco, formarvi un attimino. In borsa non si finisce mai di imparare. Allora, vediamo un attimo. Paolo, una curiosità, è possibile che tu su Milano, dato che sanno che guadagni regolarmente, ti lasciano lavorare indisturbato mentre bastonano gli altri trader? No, Stefano. Credimi, cioè, ogni tanto se non sto attento bastonano anche me. È che io so esattamente quello che devo fare prima che ciò capiti. E purtroppo le persone si mettono lì davanti sul monitor tutti i giorni senza avere un metodo, senza sapere esattamente cosa vogliono fare e magari hanno poca esperienza, quindi il rischio è che dopo vengano bastonati molto dal mercato, quindi il rischio è veramente molto alto. Allora Mirko mi dice, Paolo, A2A che ha fatto buoni volumi sia in apertura che durante tutta la giornata, andiamo a vedere adesso A2A. A2A è l'acronimo, è A2A proprio. Sì, beh, ha confermato bene il rialzo. Abbiamo visto che anche A2A è arrivato su una base importante da dove ha recuperato, quindi questo era il livello importante di A2A, si è staccato, vedete, non ha confermato la rottura, quindi ha recuperato subito. Qui c'era anche una bella marsigliese per chi ce l'ha. E quindi oggi è arrivata proprio la prossima, domani o dopodomani dovrebbe confermare, quindi dovrebbe confermare la rottura. Attenzione perché siamo su livelli interessanti di resistenza, quindi se conferma questa rottura domani, potrebbe essere il caso di andare a rivedere i nuovi massimi sopra 1,3250. Il livello interessante lo troviamo tutto in quest'area qui, quindi quest'area qui. Il livello interessante è che ho fatto la piccola pausa da 1,1260 fino a 1,15, quindi quell'area lì è l'area interessante per quanto riguarda A2A in caso di ritracciamento. Allora, l'analisi sistemica ne parleremo casomai in una delle prossime dirette. Prossime dirette, l'ombra rimane forte, vediamo un attimo. Innovatech, beh, Innovatech, Luis è viaggiato molto forte. A mio avviso dovrebbe tornare ridosso di un euro, quindi potrebbe andare a rivedere veramente di buoni massimi. Abbiamo visto volumi veramente incredibili nell'ultimo periodo, il titolo che segue, siamo in accelerazione. Vedete come i volumi sono andati in accelerazione nelle ultime sedute, oggi è veramente fatto di buoni volumi. Cioè, andando a comprare qui starei un attimino attento. Abbiamo due livelli interessanti per quanto riguarda il Novak. Uno a ridosso di 0,70 e l'altro lo troviamo da zero. Un attimo, vado un attimo a rivederlo. Eccolo qui, l'altro lo troviamo da 0,53, 58,30 fino a 0. Quasi a 0,60, quindi l'altro livello lo troviamo tutto qui. Cioè, io su Innovatech starei veramente un attimino attento qui perché ha corso tanto. Oggi ha fatto veramente una valanga di volumi, non ha chiuso sopra il massimo di ieri, è stato un attimino rigettato, quindi mi ha dato un segnale veramente forte. Andiamo a vedere anche la progressione qui, che anche qui mi ha fatto una cosa simile dopo abbiamo visto che ha ritracciato. Mi aspetterei un attimino di ritraccio per poi ripartire. Quindi stare un attimino attento su Innovatech, su questi valori qui. Molto forte, oggi avevano liquidato parecchie posizioni, andiamo a vedere oltre 6 mesi, andiamo a vedere gli ultimi 4 anni, quindi vi faccio vedere che potrebbe ritornare ancora. Eccolo qui. A mio avviso Innovatech, quindi abbiamo visto che c'è stata questa grandissima volatilità su Innovatech, volatilità, e quindi a mio avviso potrebbe toccare anche arrivare fino a 1 euro. Vedremo le prossime sedute, potrebbe subire una piccola pausa di arresto e poi vedremo cosa succederà su Innovatech. Sara, non so, è quotata Sara, se mi sembra, non Sara, SRS. Allora, su Saras, non Sara, vediamo un attimo, a meno che non mi sbagli io. Allora, andiamo Saras e dopo vediamo anche Nexi. Per quanto riguarda tutti i titoli stranieri, mi fate le domande, facciamo la prossima diretta analisi sui titoli stranieri. Dopodiché parleremo di tante altre cose,
parliamo di altri temi. Quindi chiudiamo tutto il discorso delle analisi, quindi spero di avervi contattato tutte le analisi sui titoli. Per quanto riguarda Sara, se siamo un po' ritornati su un discorso molto importante, che abbiamo qui tutti i livelli di resistenza per quanto riguarda Saras, dove è partito un momento a ribasso, ha fatto un primo pullback, un primo tentativo di rottura, e deve confermare la rottura, quindi arrivare sopra quest'area qui per staccarsi e ritornare ancora in area a 0,8750. Saras è un titolo che starei veramente attento su Saras, quindi non solo a livello didattico, starei un attimino attento. Abbiamo visto che da 1,25 ha più che dimezzato il suo valore, siamo sui titoli, sempre sui titoli del settore petrolifero, però se devo scegliere, sceglierei più volentieri una Eni, una Tenaris, piuttosto che Saras, quindi starei un attimino attento su Saras. Quindi attenzione, abbiamo i livelli supportivi tutti collocati. Qui io vado direttamente sui minimi, quindi vado da 0, tra 0,40 e 50 fino a 0,41, 0,40 e 50, 0,41 a livello interessante, quindi in caso in cui dovesse ritornare in quest'area qui potrei comprarla, ma vi dico che ne comprerei veramente poche, quindi se magari compro 6.000, 10.000 euro di Eni, qui comprerei 2.000 euro, non ne comprerei di più. E non medierei neanche, quindi sarei molto attento anche a mediare questo titolo. Va bene, andiamo a vedere per ultimo Nexi, quindi chiudiamo la nostra analisi con Nexi. Andiamo a vedere Nexi. Quindi Nexi, oggi è stata una giornata così un pochino in colore su Nexi, era partita bene anche lei, è andata su subito, poi alla fine si è rimangiata tutto il rialzo, ha recuperato il minimo della seduta precedente, però la vedo qui in una fase trading range. Anche qui su Nexi dobbiamo aspettare di vedere se arriva sopra 16,73, 16,74, confermare, quindi andare sopra lì, non chiudere sopra, ma cercare di confermare l'altura di quei massimi, allora nel qual caso potrei cercare di comprarla per vedere se torna ancora a ridosso dei 18 euro. Quindi 18, 18 e 16 che è l'area dove è l'area di resistenza più importante. Un livello importante direi su Nexi lo troviamo da 14,50 a 14,55, primo livello, invece il secondo, quello più importante, lo troviamo a ridosso di 12,51. Ricordiamoci che Nexi, nelle scorse, quando c'è stato il ribasso importante, andiamo a vedere che Nexi addirittura era scesa ben oltre, è arrivato fino a 8 euro, mi sembra quasi, 8 e 7, cosa ha fatto? Eccolo qua. Aveva fatto un 7,87, però diciamo che col Covid qui era arrivata a 8,50. Pensare che su questo livello qui aveva fatto veramente una bella figura Nexi. Grafica, che sono quelle che piacciono di più a me, queste qua. Quindi su Nexi aveva fatto veramente una bella figura qui. E chi sa che ha frequentato i miei corsi sa benissimo di cosa sto parlando. E questa era la figura più importante a mio avviso su Nexi. E ne avevo tenuti un po' di Nexi in portafoglio. Purtroppo, essendo un titolo molto volatile, questo periodo qui era veramente molto volatile. Era molto volatile, non ne ho ottenuto tantissimi portafogli, però ha dato delle belle soddisfazioni. Quindi l'area più interessante è ridosso di 8,75. Vediamo se non ci sono altre domande. Io chiudiamo qui la diretta. Euro SD, sì, Saras, ok, Saras. Sì, perché Sara non la sapevo mai. Mi sbaglio, io non è che possa conoscere tutti i titoli. Sara non me la ricordavo, Danilo. Quindi era Saras, ok, va bene. No, mi posso anche sbagliare delle volte. Sono titoli che non tratto, ma risento qualche nome e non tratto i titoli, quindi faccio che faccia anche figura delle volte, cioè, se non lo tratto non è che possa conoscere tutti i titoli sul paniere, conosco principalmente quelli del paniere italiano e qualche titolo famoso degli altri panieri, e altri titoli in particolare, ma qualcuno mi fa una domanda e mi dice guardami questo titolo, prossima diretta, e magari vado in cerca, dopo non lo trovo perché magari non esiste. Allora, Fiat Chrysler, FCA, vediamo l'ultimo FCA. FCA, che me l'ha chiesto Marco, Volkswagen estero, lo vediamo la prossima volta. FCA, abbiamo visto tantissima forza su FCA, cioè già da un bel po' che vediamo che FCA è molto forte, abbiamo visto che addirittura si sta stabilizzando sopra un livello di pausa importante, da dove dopo aveva creato veramente un ribasso veramente significativo per FCA. Diciamo che su questi valori qui, 15,50, 15,60, diventa un obiettivo per quanto riguarda FCA. È un titolo, solitamente io
Sul settore auto non ci ho mai creduto tanto, però devo un attimino ricredermi e abbiamo visto che FCA ha veramente performato bene nelle ultime mesi. Livello più importante lo troviamo tutto a ridosso di area 9,95-10 euro, l'area più interessante, 9,90-10 euro, l'area più interessante per quanto riguarda FCA. Per quanto riguarda invece euro-dollaro, vediamo un attimo se... Mamma mia, l'euro-dollaro ce l'ho tutto. Vediamo se riesco a trovare un grafico dell'euro-dollaro, così vediamo l'euro-dollaro. L'euro-dollaro, avevo detto che lo vedo ancora forte l'euro-dollaro, quindi lo vedo ancora in area 1,24-1,25. Vediamo che per quanto riguarda l'euro-dollaro, se dovesse tornare sopra quest'area qui, avrebbe un'autostrada fino a 1,24-1,25. Lo vedo ancora forte, però i livelli più interessanti di supporto li troviamo tutti da 1,19 fino a 1,18,50, quindi l'area più importante 1,19, 1,18,50. Quindi, in caso in cui dovesse tornare in quell'area lì, potrei essere un attimino compratore su euro dollaro. Sull'euro, anche se sull'euro, diciamo, non ci ho mai messo un euro sull'euro. Però l'euro veramente è forte, quindi attenzione, io se dovessi comprare dollari in questo momento qui, comprerei dollari, come ho detto tempo fa, da 1,34 in su. Aspetto 1,34 perché l'ultima volta che ho iniziato a cambiarlo, 1,30, la penultima volta che l'ho scambiato 1,34, mi è arrivato a 1,60 e quindi mi è toccato veramente cambiarne tanti di dollari, quindi avere parecchi dollari in portafoglio e quindi lì dopo l'ho vista un attimino brutta. Allora, mi sembra di aver fatto tutte quante le vostre analisi. Se ci sono long, vediamo se questa mi recupera tutte le pe. Ok, Mirko, tieni tutto quanto, ne parleremo. Mi raccomando, tieni le cose che fai, che dopo sai che noi dopo le rivediamo tutte quante insieme. Tieni SimSoft, fammi capire come hai ragionato. Sai che dopo è l'unica maniera per cercare di correggere i vostri errori. Dopo, alle volte non sono errori, è chiaro che magari uno si intestardisce, dare sempre long su un determinato strumento, magari viene giù piano. Dopo rischiamo di perdere i soldi perché ci intestardiamo un attimino troppo. Paolo, non so gli altri, ma io trovo queste dirette interessantissime. Se possibile, analizzerei anche i possibili short, sempre a livello didattico, ovviamente. Ok, va bene, Nicola. La prossima volta vedremo un attimino fare qualche analisi anche per quanto riguarda gli short. Io ho detto per il long perché solitamente il mercato alla lunga il long ti ripaga sempre. Lo short è leggermente magari più complicato se magari. Ci intestardiamo perché alla lunga possiamo tenere operazioni long sull'azionario, sui tracciamenti importanti, non abbiamo grossi problemi. Invece sullo short è leggermente più complicato rimanere short, magari overnight, quindi attenzione per il short overnight. Grazie a te Roberto. Abbiamo chiuso le dirette, la prossima volta casomai faremo due o tre future ancora, il gold, il 6C, 6A. Non ce l'ho qui, dovrei ricaricarlo, quindi mi va via un sacco di tempo per ricaricare il 6A, il gold, ce l'ho il gold, va bene, dai, facciamo l'ultimo proprio il gold, dai, vediamo se riesco a tirarlo fuori il gold, eccolo qui il gold è un'area veramente particolare il gold, perché è una fase qui dovrebbe essere un attimino di accumulazione, attenzione perché se il gold dovesse venire sotto area 1,187, 1,108,66, 1,866, è chiaro, diventa un attimino pericoloso perché potrebbe tornare ancora sotto area 1,8, quindi 1,866 è un'area interessante. Trovo un attimino ingabbiato, un attimino l'oro in questo momento qui, ha fatto un'accelerazione, è arrivato sulla resistenza più importante, è collocata a 1,910, 1,912 e qui lo troviamo un attimino in difficoltà. Vi auguro una buona serata a tutti, mi raccomando, non bevete troppo l'ultimo dell'anno, andate a letto presto, mi raccomando, e vedremo questa regina degli scacchi, vedremo un attimino cosa farà la mossa della regina, l'hanno tradotta male, insomma, era The Queen's Gambit, quindi l'hanno tradotta come la mossa, l'hanno tradotta come la regina degli scacchi, in realtà era la mossa della regina. Ok, dai, cerchiamo di fare delle belle mosse sul trading. Un grande saluto, un abbraccio a tutti e ci vediamo per la prossima diretta, penso lunedì prossimo, se devo ancora vedere un attimo quando capita, lunedì, però lunedì prossimo non ci dovrebbero essere feste di mezzo. Ciao a tutti, buona serata e grazie mille per aver partecipato così numerosi. Ciao a tutti, buon anno a tutti, ciao. Calicete a gogo, calicete a gogo. Bravo Ivo, ciao ciao.